told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I... Buongiorno a tutti con un'altra motivante scoppiettante pulizia del soggiorno. Questa per forza non ci poteva mancare perché è nella stessa stanza, quindi come avete visto io ho tutto open space, quindi per forza dovevo pulire subito dopo anche il soggiorno. E quindi nulla, parto con il pulire la parte sotto qui dove metto la legna, spolvero per benino perché mettendo la legna mi si riempie un po' di tutti i trucioli, quindi vado a spolverare questa parte qui e rimetto tutta la legna che non ho utilizzato per evitare di averla fuori, perché dopo fuori andrò anche lì a sistemare. We'll choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Vado ad usare i giornali perché sono più pratici. Quando io metto la legna, dopo tutti i truccioli mi si depositano, io cosa faccio? Non sto lì con una scopettina, con l'aspirapolvere, sono troppo grandi i truccioli, quindi chiudo i giornali e butto via tutto e poi spolvero come ho fatto prima. E laverò tutte le tende, quindi metterò tutte le tende nello sbiancante, sia queste del camino che quelle della finestra, dopo lo vedrete, che tiro via tutto. Andrò a pulire gli interni, quindi le due vetrinette, e lo farò tutto, laverò tutto il soggiorno con il sapone alga. Questo sapone è buonissimo, sgrassa tutto. Anche i vetri li fa diventare veramente belli, lucidi, puliti, cioè è un sapone. Poi, come sapete, se non lo sapete ve lo dico, e lui è fatto con olio di cocco e quindi ingredienti naturali, non ha conservanti, infatti non ha nemmeno quella sostanza che fa fare in pratica la schiuma, ora non mi viene in mente. Però non ha altro, è un sapone al cocco e acqua, è morbido, quindi io cosa ho fatto? Vado a fare una pallina e poi a scioglierla all'interno del secchio dell'acqua calda, uso quindi acqua bella calda, ce lo sciolgo dentro e vado a pulire tutto, interni, vetri, tutto quello che trovo. Poi vedrete, ve lo farò vedere anche come lo vado ad usare successivamente. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Mentre pulisco le vetrine cerco di fare un po' di pulizia, quindi butto qualcosa che magari ho messo lì provvisoriamente o perché magari col tempo non ho usato e butto via. La maggior parte sono bomboniere e essendo comunque dei, diciamo,
delle bomboniere a livello affettivo, insomma, sono importanti, quelle non le vado a buttare, però tutto ciò che riguarda oggetti che non servono, tipo le candele vecchie, vado a, ad eliminare un po' tutto per mettere un po' più di ordine. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Qui ci metto un po' di più a pulire perché ho una scacchiera che ha i pezzi, gli omini, così, gli aggeggini piccolissimi. Tra l'altro questa è una scacchiera che con mio marito quando eravamo fidanzati, conviventi, ecco, si giocava molto ed è un regalo affettivo, ecco, anche questa. La maggior parte degli oggetti che io ho in casa sono quasi tutti regali. Io veramente ho comprato poco, ma proprio poco. Ho sempre avuto regali, regali, regali. E qui andiamo a pulire la famosa vetrina piena di bicchieri. Ne ho molti, 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 molti e non mi si rompono. Va bene, li uso, ve lo giuro che li uso. Comunque, nulla, e li andrò a... Ora, non li vado a lavare perché la maggior parte li uso proprio giornalmente anche. Cioè, appena mi gira, apro, prendo i bicchieri. Cioè, non sono bicchieri che ho lì per l'evenienza, no, li uso perché non posso più vedere questi bicchieri in quella vetrina senza essere sfruttati e quindi diciamo non andrò a lavarli, li vado a spolverare con lo strofinaccio e a rimetterli al suo posto, tanto li uso e li lavo diciamo spesso. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Bicchieri di tutti i tipi, per l'aperitivo, per l'amaro, per il vino, per l'acqua, di tutto e di più. E tra l'altro vi dirò, non sono nemmeno bicchieri che io ho comprato, perché me li hanno sempre regalati, quindi me li hanno regalati anche al matrimonio. Quindi questi bicchieri hanno anni, 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 veramente sono tanti anni che ce li ho. Ma giuro, non comprati da me, ma proprio regalati anche nel, diciamo, successivamente, me li hanno sempre regalati.
Allora, questa vetrinetta ha tutti questi adesivi perché mio figlio, il più piccolo, il più grande no, ma il più piccolo, lui adora mettere adesivi ovunque. Allora, io cosa faccio? Gli faccio sfruttare quella vetrinetta e poi ogni tanto lui li attacca e io, vedete, vado e ne stacco uno per non fargli vedere, perché tanto lui non se lo ricorda. E allora io, per evitare di fargli riempire tutta la vetrina, lui li attacca e io ogni tanto stacco. Io purtroppo, se no questa vetrina c'era, cioè, non piena di più, e poi mi riempie anche l'altra vetrina, però da qualche parte me li attaccate anche sul tavolino che è di vetro. Ora sta iniziando anche sul tavolino perché vede quella vetrina un po' piena. Allora, qui vado a togliere tutti i libri, questi sono tutti i libri dei bambini, e ce li ho qui, e ogni tanto lui, il piccolino, ne legge qualcuno perché sono per lui. Ora ormai quello più grande non li usa più, però il piccolino li usa, e quindi ho deciso di metterli a portata di mano, e ogni tanto lui ne prende qualcuno, lo legge, magari ne leggiamo qualcuno insieme. Insomma, ho preferito averli a portata di mano. Infatti sono tutti e due, sia a destra che a sinistra, ho eliminato tutto quello che avevo per mettergli i libri. Dopo aver sistemato i libri, vado a lavare sempre con l'acqua e il sapone alga, con lo straccio strizzato, lavo la TV e poi ripasso con lo straccetto bianco, quindi con uno straccetto asciutto, e mi viene lucidissima. Qui, avendo tutti i cavi, fili ovunque per le PlayStation, la Nintendo, vado a chiuderli per benino e poi a mettergli l'elastico, in modo tale che mi stanno per benino lì, fino a che uno non deve usarli. Poi quando vanno usati, purtroppo, bisogna togliere l'elastico, usarli e c'è da rimetterli a posto. Però perlomeno quando pulisco, sono, diciamo, i cavi rimangono anche un pochino in ordine. Vado a preparare acqua calda e sapone molle, insomma al solito il sapone alga, e poi vabbè un secchio con acqua, aceto e profumo. Vi ho detto, o essenze o profumazioni varie per profumare l'ambiente. Per quanto riguarda il sapone alga, io lo tengo in un barattolo per evitare che si secchi, perché se rimane esternamente, quindi anche nel sacchettino, senza essere coperto per bene, lui si secca. Quindi a quel punto è sempre bene metterlo in un barattolo oppure in un contenitore, o addirittura fare le palline e metterlo via già con delle palline che andrete a mettere, se lo fate, separatamente, perché se le mettete vicino in un contenitore, una vicino all'altra, poi loro si ricompattano. Quindi a quel punto è meglio lasciarla in un barattolo, in un contenitore, così senza diciamo fare le palline. Io vado via via, lo metto lì perché via via vado a creare, diciamo, la pallina della quantità, quindi della dimensione che mi serve. Quindi ne prendo un po' in base a quello che devo fare, quindi per dire, ora sto pulendo tutto, i mobili, non è che posso metterci tanto. Non appiccica, non lascia aloni, però è sempre meglio non metterne molto, bisogna anche dosare, perché poi bisogna avere anche un risparmio. Non è che uno, siccome non fa il sapone, cioè non fa schiuma o non lascia aloni, ne mette mezzo. Insomma, bisogna andare a dosare la giusta quantità per la quantità anche di acqua. Quindi io ne uso, che ne so, una pallina piccola proprio per i vetri, e quindi vado a prelevare quello che mi interessa in quel momento. Ok,
Ok, qui prima di andare a pulire i vetri, come avete visto, ho passato l'aspirapolvere nella parte alta perché sempre sulle finestre mi si formano i ragni, mi si formano tutti gli insettini e quindi ho passato l'aspirapolvere in tutta la parte alta, negli angoli. E, insomma, se si va a fare una pulizia profonda bisogna fare anche quello. Qui vado a spolverare la cassapanca nella parte sopra, quindi vado a togliere un po' di giochi e poi spolvero e niente, vado a lavare anche la parte dietro la cassapanca, quindi la tiro davanti e spolvero anche la parte dietro. Oltre a passare l'aspirapolvere sul pavimento nella parte dietro la cassapanca, vado anche a passare l'aspirapolvere sul battiscopa, anche perché quella è una parte che io non lavo, non pulisco tutte le settimane, ma lo faccio una volta al mese, quindi trovo più polvere del normale, anche perché essendo sotto la finestra se ne crea molta di più su quel, diciamo, su quel battiscopa. Dopo aver spolverato la cassapanca anche, passo a spolverare la parte sopra dei mobili, quindi quadri, tutti i mobili dove ci sono tutti i suppelletti, insomma ora qui non si vede, però vado a spolverare tutta la parte sopra. Allora, alcuni oggetti li spolvero con, diciamo, lo straccio umido, perché sono oggetti che purtroppo non posso mettere sotto l'acqua perché si rovinano. Altri invece vi farò vedere dopo come alcuni, diciamo, oggettini che ci sono in giro, vi farò vedere dopo come andrò a lavarli. La maggior parte non sono lavabili con il metodo che andremo ad usare dopo, perché sono fatti di una pietra particolare, quindi si sgretolerebbe. Quelli vanno al massimo sciacquati sotto l'acqua e asciugati, però insomma il più delle volte li pulisco solo con la spugna bagnata per evitare di rovinarli. Puliti, cioè lucidi bene con questa acqua e questo sapone alga, veramente sono favolosi. Ora io devo dire la verità, uso a volte questo, a volte l'aceto, se non ho questo uso l'aceto per i vetri, è una goccia di aceto, ma altrimenti vanno bene sia l'aceto che il sapone alga per quanto riguarda i vetri, quindi anche le porte finestre, le finestre, va benissimo sia il sapone alga che l'aceto. Io in questo caso sto usando il sapone alga perché oggi ce l'ho, quando non ce l'ho, che mi finisce e non ce l'ho a portata di mano, lo sostituisco con l'aceto. Sono due cose diverse, ma sono entrambe valide per pulire le finestre e i vetri, insomma, delle finestre. Tutto quello che vado a togliere, quindi copri cuscini, copri divano, oltre alle tende che ho già messo a lavare perché faccio due lavaggi diversi, li andrò ad asciugare nell'asciugatrice per poi, quando ho finito di pulire tutto, averli pronti e rimetterli.
sapone molle si può lavare anche il pavimento, va a sgrassare per bene il pavimento. È come mettere l'aceto, solo che l'aceto è un po' più acido, quindi gliene metto molto meno, e il sapone molle se ne può mettere un pochino di più, però sgrassa, è come sgrassa anche l'aceto. Ora io, per quanto riguarda il mio pavimento, uso solo ed esclusivamente aceto. Dal momento che non avrò l'aceto, allora andrò ad usare il sapone molle, però l'aceto è molto più pratico e veloce, e quindi io per ora uso quello per il pavimento, perché poi tra l'altro mi viene anche benissimo. Vi avevo detto prima, nella parte alta vado a passare l'aspirapolvere per spolverare un pochino meglio, e perché negli angoli si formano queste benedette ragnatele. Avete visto, questo aspirapolvere è molto pratico, è leggero, quindi riesco, come vi dicevo nei video precedenti, ad usarlo soprattutto nella parte alta, negli interni. E si allunga, e quindi devo dirvi la verità, mi trovo molto molto bene. Questo è un aspirapolvere che ho acquistato su Amazon. Io dopo magari ve lo metterò in descrizione, vi metterò il link se vi potrebbe, cioè vi interessa, vi può interessare anche come caratteristiche, e dargli un'occhiata. Check the mic and make sure it sound right, boys. Qui col sapone molle vado a metterglielo direttamente sulla spazzola che bagno all'acqua, però c'è proprio il sapone molle attaccato alla spazzola, io ogni tanto lo bagno e vado a pulire tutti, vedete, sono venuti, c'è la, diciamo, si crea la fuligine, insomma la parte nera. Devo dire la verità, con il sapone molle viene via benissimo, proprio me lo sgrassa, me lo fa venire, gli toglie quel nero, ecco, il nero che si forma quando magari il fumo entra leggermente dentro e si vanno ad annerire queste mattonelle. Passandolo con quel prodotto lì, insomma alga, mi toglie proprio le macchie. Ora tanto si dovrà, è bagnato, si asciuga, e vediamo meglio il risultato quando è asciutto, però viene, vi assicuro che viene super pulito. Le tende del camino, a differenza delle tende quelle della finestra, le andrò a mettere nella bacinella e a lavarle con lo sbiancante, perché essendo lì vicino al camino diventano un po' più nere più facilmente, quindi andrò a metterle, a lavarle separatamente dalle tende della finestra, quindi un lavaggio a parte. Però quelle non le laverò nella lavatrice, ma andrò a lavarle tutte a mano, e poi ad asciugare le metto con la tenda che ho lavato, in pratica della finestra. Sound right, boy. Qui vado a togliere anche la plafoniera e la lavo semplicemente con un po' di sapone dei piatti. Questa vado proprio a lavarla con il sapone dei piatti, perché ora a portata di mano quello lì, e l'asciugo. Una volta che l'ho lavato e asciugato, lo rimonto, lo vado a rimettere subito, do una spolveratene intorno al, diciamo, ai ganci, e poi vado a rimontarlo. Mentre per quanto riguarda queste plafoniere, perché quella lì è gigante, molto grande, quindi non posso usarla, ecco, non posso metterla nella lavastoviglie. Allora, quello che vi dicevo prima è questo: andrò a mettere tutti gli oggetti che posso mettere nella, che si possono lavare nella lavastoviglie, con
una pallina di sapone alga, vado a mettere tutto dentro, tutto quello che è possibile lavare, anche i cestini, perché i cestini poi dopo bisogna metterli un po' fuori ad asciugare. E qui ho finito il lavaggio, quindi lavaggio inizio e fine. Ho lavato di tutto, anche se avete le piante finte, quindi tutto ciò che è possibile lavare. È molto comodo, viene messo nella lavastoviglie, chiude, uno chiude e poi tranquillamente una pallina di sapone molle e il lavaggio è fatto. E viene tutto pulito, elimina la polvere perché perlomeno insomma nei cestini la polvere si infila ovunque e così è più veloce e pratico, non bisogna stargli dietro. L'unica cosa poi dopo è la lavastoviglie, andrò a lavarla quindi con il lavaggio apposta a vuoto e io lo faccio con l'acido citrico. Poi dell'acido citrico ve ne parlerò successivamente perché anche quello, lasciatemelo dire, è uno spettacolo. Poi per chi non lo conosce, poi magari ne parlerò più negli altri video, poi vi farò vedere un po' come uso questo maledetto acido citrico, perché veramente è un prodotto che non inquina, è acido, per carità bisogna usare i guanti perché l'acido citrico dà la parola stessa acido, però vi assicuro che è più naturale che usare il via calda. Poi ve lo farò vedere nei prossimi video. Dopo aver lavato il pavimento andiamo a rimettere su le tende, il copridivano, i copricuscini, insomma rimettiamo un po' in ordine, quindi si rimettono giù tutti gli oggettini che ho lavato e li rimetto tutti a posto. It sound right, boy. Diciamo che qui sto diventando matta perché ogni volta che vado a legare con è un legaccio per le tende apposta, ogni volta che tiro mi si slega, sto diventando matta, ma ce la posso fare, ce la farò e poi dopo alla fine lascerò così come è venuto perché ne veramente insomma è stata dura per rimetterlo su. Quasi giunti alla fine di questo video, spero che vi è piaciuto, anche se dura un pochino, purtroppo un soggiorno, se uno deve pulirlo per benino, bisogna farlo fatto bene e l'avete visto, insomma abbiamo pulito un po' di tutto. E niente, a questo punto vi dico, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi. Se avete dei commenti, mi raccomando, fateli. E allora qui ora vi saluto, vi do un grosso abbraccio e un bacione. Ciao da Cecilia, alla prossima!